Allora, in primo luogo va chiarito un po' la questione del rapporto col labirinto, perché io credo che desiderio e labirinto siano uniti da un nesso di necessità, nel senso che fare desiderio, trovarsi nella dimensione del desiderio, significhi in parte fare labirinto, e il contrario, il labirinto è l'immagine del desiderio, e il desiderio trova il riscontro di se stesso nella figura del labirinto. E poi, ecco, semmai capire perché andare a rivalutare Marcuse in questo lavoro. Questo lavoro che vuole in parte sicuramente prendere in considerazione tutta la questione desiderante, ma anche e soprattutto mettere in crisi uno di quei principi su cui si è radicata la stabilità epistemica occidentale, cioè il principio di non contraddizione, che non funziona quando si entra nella dimensione del desiderio. Questo è un po' il punto, ecco, questi sono i due punti fondamentali su cui appunto poi si può discutere, si può allargare. Ecco, perché fare desiderio significa fare labirinto, avere a che fare con il labirinto? Il labirinto significa in primo luogo un differimento di quello che potrebbe essere un percorso lineare, un differimento che può portare appunto a contorcimenti, ad un dispiegamento completamente diverso del percorso, a sbagliare percorso, a sbagliare percorso, oppure soprattutto a liberarsi dall'idea del percorso corretto, cioè il fatto che per raggiungere un determinato punto, da un punto A a un punto B, bisogna tracciare una linea e andare a vedere qual è il percorso più razionale, ed appunto da questo percorso razionale dedurre che necessariamente deve andare così, deve essere un percorso abbastanza sbrigativo, che non deve allargare, no? In cui non bisogna perdersi. D'altra parte diventa anche uno dei punti di forza dell'Occidente contemporaneo, quello che non bisogna perdere tempo. Bisogna perdersi, non bisogna perdere tempo, non bisogna perdere anni scolastici, non bisogna perdere niente. Bisogna essere costantemente in una società dell'efficienza, della funzionalità. Marcuse direbbe del principio di prestazione, che è una intensificazione del principio di realtà e d'altra parte è la totale negazione del principio di piacere. Cioè, tra principio di prestazione e principio di realtà non c'è comunicazione, tanto quanto non c'è comunicazione tra principio di prestazione e principio di piacere. Mentre tra principio di realtà e principio di piacere ci può essere un incontro, anche se limitante, anche se è sempre sottoposto a delle limitazioni, sicuramente, questo qua sì. Allora, il discorso del labirinto è... Il labirinto significa, non è un caso che l'immagine appunto riportata poi nel testo suggerisca un po' questo, cioè significa che per raggiungere quel centro io devo compiere tutta quanta una serie di giri contro giri, e solamente dopo aver percorso in un modo circolare dispersivo, no? Attraverso quella che potrebbe essere appunto una deterritorializzazione di una linearità razionale, e allora potrò raggiungere il centro, il fulcro, il nucleo. Ma prima devo appunto disperdermi, prima devo allargare. E allora il desiderio ha a che fare anche un po' con la sovrabbondanza. Desiderio è anche sovrabbondanza, è tutto questo. Non è qualcosa che deve
soddisfare in modo unilaterale, razionale un qualcosa, ma può tranquillamente permettersi il lusso, perché ormai di lusso si deve parlare, di perdersi, di disperdersi. Allora, detto questo, bisogna vedere subito che invece c'è qualcosa che si contrappone pesantemente al desiderio, alla dimensione del desiderio, e che è quella del godimento. Il godimento invece è qualcosa che cerca appagamento immediato, che cerca un appagamento immediato e che non gli interessa, in primo luogo, stabilire una relazione né con il percorso, ma soprattutto con l'altro. Non gli interessa, il godimento bada solo a se stesso, al proprio piacere, non bada all'incontro, non gli interessa perdersi, anzi gli serve che possa essere consumato nel modo più veloce e rapido possibile, magari anche nell'intermezzo che ci può essere tra una pausa lavorativa e la ripresa del lavoro. Marcuse fa proprio precisamente questo esempio. E allora in questo caso è la dimensione erotica che viene declinata, viene sottomessa al principio di prestazione. La giornata deve essere efficiente, deve essere funzionale. Questa giornata efficiente e funzionale può trovare sicuramente degli spazi, anzi deve trovare degli spazi per il piacere, ma questi sono spazi organizzati, sono spazi razionalizzati. Non c'è nessun labirinto quando si ha a che fare con il godimento. Il godimento è la negazione del labirinto, anzi è ridurre tutto quanto all'utile. L'apoteosi del godimento è appunto l'incontro con la prostituta, che viene appunto pagata, non a caso offre una prestazione, ed è solo un corpo con cui e su cui godere. Non è altro, non c'è l'incontro con l'altro. O se c'è, c'è sempre mediato, come dice Klossowski, dal terzo che gode, che è il denaro. In realtà tra il soggetto e l'oggetto, in questo caso, ciò che chi gode veramente è il denaro, cioè il circuito di riproduzione infinita del denaro. E quindi non c'è incontro. Il desiderio invece vuole l'incontro. Allora si possono tracciare almeno tre punti per capire precisamente cos'è il desiderio, cos'è la dimensione del desiderio. Lavorando su Marcuse, che suggerisce queste cose, non le definisce forse in questo modo, ma dà tutte quante le armi per poter combattere contro invece l'unilateralità del godimento e della chiusura poi dell'universo del discorso, perché si tratterebbe di capire che a un certo punto questa chiusura unidimensionale al desiderio, quindi la riduzione del desiderio a godimento, lo schiacciamento del desiderio a godimento, implica necessariamente la chiusura anche dell'universo del discorso, almeno per come la prende nell'uomo una dimensione. Perché? Perché anche il linguaggio diventa un linguaggio funzionale, diventa un linguaggio prestazionale. Non può permettersi più il poetico, non si ha neanche più tempo per il poetico, non si ha più tempo per un romanzo lungo. Il romanzo deve essere il frammento diventa non a caso l'idolo della contemporaneità, perché il frammento può essere consumato nell'arco di pochi secondi. La maggior parte della filosofia contemporanea diventa una manualistica per aforismi. E non è un caso che piaccia molto, ad esempio, Choran oggi come oggi. Non per togliere qualcosa a Choran, però purtroppo viene incorporato, come anche Nietzsche. Viene facilmente incorporato. È difficile che invece ci si metta a leggere Hegel, oppure ci si metta a leggere qualcosa che richieda mesi e mesi, ad esempio Il mondo con la rappresentazione. Si leggono frammenti anche di queste opere, non le si legge mai in modo integrale. Tutto deve essere quindi ridotto alla prestazione, alla funzionalità, all'accelerazione. Allora, in primo luogo, c'è da fare una distinzione. Il desiderio, abbiamo detto, è sempre qualcosa che cerca una relazione con l'altro. E non è un caso che Marcuse, uno dei primi poi lavori importanti di Marcuse, del 41, Ragione e Rivoluzione,
vuole appunto una sorta di monografia su Hegel, è stata definita. Ma perché? Beh, per tanti motivi, ma tra i tanti, sicuramente uno dei più importanti è il discorso della concezione dell'altro che non vuole essere una negazione unilaterale, così come invece sarà nel godimento. Hegel dice proprio precisamente: quando ci si trova di fronte un oggetto che deve soddisfare un nostro bisogno, noi lo neghiamo in modo unilaterale, distruggiamo quell'oggetto. Abbiamo sete, distruggiamo il bicchiere d'acqua, abbiamo fame, distruggiamo la mela, il panino, tutto questo aspetto qui. Ecco, tutto questo non c'è nella dimensione del desiderio, perché appunto il desiderio va ad instaurare una relazione con l'altro. Non vuole negare in modo unilaterale. Hegel lo dice proprio precisamente: quando l'uomo si trova di fronte a un altro uomo, non gli basta negare unilateralmente l'altro, ma vuole essere riconosciuto dall'altro. E che significa di preciso che vuole essere riconosciuto? Significa che ha bisogno che l'uomo, l'altro uomo, lo riconosca in quanto tale, in quanto uomo. Riconosca quindi, direbbe Lacan, il desiderio del desiderio dell'altro. Il desiderio è il desiderio dell'altro, e questo incontro col desiderio dell'altro. Quindi con l'altro che ci riconosce. Questo è il punto, questo è uno dei punti fondamentali. Questo primo aspetto, un riconoscimento, una relazione. Il desiderio è sempre relazione, non vuole distruggere l'altro. È chiaro che questo è anche per quanto riguarda. Non bisogna pensare che la dimensione del desiderio funzioni solamente da un punto di vista erotico o di incontro con una persona, con la dimensione dell'amore e tutto questo. No, può essere anche l'incontro con un libro. Entrare in una dimensione desiderante con un libro significa che io su quel libro ci ritorno costantemente. Significa che quel libro non lo concepisco come un libro da negare in modo unilaterale, così come invece vorrebbe di spiegarlo da un punto di vista consumistico. Il libro è qualcosa che si legge e poi si butta. No, con un libro con cui si entra in una relazione di desiderio ci si ritorna costantemente. E ogni volta che ci si ritorna, quel libro manifesta degli aspetti nuovi, porta avanti delle prospettive inedite. Non è un libro che ci annoia. Questo è in primo luogo instaurare una relazione desiderante con qualcosa. È sbagliato anche pensare che funzioni solamente la dimensione dell'ostacolo, perché quella può funzionare sì da un punto di vista di non appagamento, ma in realtà è proprio l'appagamento infinito di ritornare sempre su qualcosa che però appunto non finisce mai di esaurirsi per noi, con chi chiaramente funziona, perché non è per tutti, non è con tutto, non è con ogni cosa. Ci sarà un autore, un libro, un qualcosa, un'opera d'arte, un quadro, un brano musicale. Adorno non fa che ritornare costantemente su Mahler, in modi diversi, ma ritorna costantemente su Mahler. Ecco, questa è una relazione di desiderio. Ritornare costantemente su qualcosa, mantenere sempre vivo questo legame, ma non allontanare, non attraverso l'escamotage dell'ostacolo. Questo escamotage dell'ostacolo, sì, funziona, va benissimo, ma non è quello. Ha senso il labirinto, ma poi bisogna comunque arrivare al centro. Ma il labirinto è già di per sé un desiderio, il desiderio. Abbiamo detto che desiderio e labirinto sono la stessa cosa. Perdersi in un labirinto è già vivere la dimensione del desiderio. Il desiderio è il labirinto stesso, non più il centro. Il libro è un labirinto. L'opera d'arte è un labirinto. Avvicinarsi al libro è entrare nel labirinto, non differire il labirinto. Questo è il punto fondamentale. Quindi relazione, non negazione. In primo luogo. Poi, se vogliamo stare proprio a una dimensione specifica
anche di come è definito da un punto di vista freudiano, ci rendiamo conto che Freud, quando parla di desiderio, non utilizza il termine pulsione, Triebtreiben, ma utilizza appunto Wunsch. E Wunsch è tutta quanta un'altra cosa di pulsione, spinta. Wunsch viene tradotto, può essere tradotto appunto con vocazione, voto, vocazione. E c'è un passaggio molto bello di Nietzsche, non è un caso che è stato posto proprio all'inizio del testo, e che dice: quel misterioso e imperioso qualcosa al quale per lungo tempo non riusciamo a dare un nome, ma che alla fine si rivela essere il nostro compito. Misterioso e imperioso qualcosa. Misterioso perché non appartiene a livello razionale, cioè qua la ragione è già posta appunto a margine, la ragione è fatta fuori. È misterioso, il mistero è l'enigma. È qualcosa che appunto la ragione non comprende, o meglio, non comprende del tutto. Quel misterioso è imperioso perché comunque significa che noi non riusciamo a sottrarci. C'è qualcosa che ci spinge verso quel testo, verso quell'opera d'arte, ancora una volta. E noi non si riesce a capire perché. Ma non si deve neanche capire perché. Cioè, voler cercare di capire pienamente il perché si è spinti verso un qualcosa significa appunto, ancora una volta, anatomizzare quel qualcosa come se fosse appunto un corpo da sezionare con un bisturi e tutto il resto, e quindi distruggere ancora una volta l'oggetto. Non c'è solo un modo, non è che la negazione unilaterale hegeliana funziona solamente dal punto di vista che noi consumiamo quell'oggetto perché magari lo mangiamo, cioè, ce ne appropriamo, lo be beviamo l'acqua, no, no. C'è anche, ci sono diversi modi di negare l'oggetto. Uno tra i tanti è appunto quello di negarlo sezionando, facendone appunto un Körperding, direbbe appunto la fenomenologia. Ridurre il corpo a corpo cosa, non il corpo come relazione nel mondo, in relazione costantemente a un mondo, ma fare del corpo un corpo cosa. Questo è un altro modo per distruggere l'altro. E quindi perché per molto tempo riusciamo a trovare un nome, ma che alla fine si rivela essere il nostro compito, la nostra vocazione. E qui gli esempi che si possono fare sono veramente infiniti. Se Hendrix non avesse fatto il chitarrista, ma l'impiegato in banca, probabilmente non avrebbe ottemperato al proprio demone, al proprio desiderio. Non sarebbe entrato nella dimensione del desiderio. Poi c'è un altro aspetto molto importante, che parte da una riflessione su Schiller. Schiller dice proprio nelle Lettere sull'educazione estetica che l'uomo è veramente tale solo quando gioca. E anche sul gioco, il gioco è qualcosa su cui si scivola molto spesso e si pensa che il gioco sia la libertà, l'anarchia assoluta. Assolutamente no. Come si fa a giocare ad esempio una partita a scacchi o a qualsiasi cosa? Ma si prendono gli scacchi giusto così per un riferimento veloce. Come si fa a giocare una partita a scacchi su una scacchiera infinita? Non si può giocare a scacchi su una scacchiera infinita, deve essere una scacchiera delimitata. E soprattutto non si può giocare a scacchi senza regole, senza leggi. E in questo anche Lacan individua bene la relazione legge-desiderio. Ma forse ancora più importante è la relazione legge-limite. Il limite, il desiderio di oggi, il godimento, cerca invece una spinta infinita, una propulsione infinita. Cerca costantemente un miglioramento, ancora una volta, prestazionale, che si basa su un principio di prestazione e non un principio di realtà, che il principio di realtà deve necessariamente essere posto all'interno di un limite perché l'uomo è un essere limitato. L'uomo vive un tempo ben determinato, un tempo che ha un inizio e una fine.
il corpo dell'uomo è un corpo in relazione a un mondo, ma è un corpo che ha dei limiti. È un corpo che non si disperde in modo infinito nel mondo. È un corpo che non può vivere una relazione infinita con il mondo. È un corpo che invece può vivere una relazione delimitata nel mondo. È un corpo che agisce per sottrazione verso il mondo, per ancora una volta il limite. Il desiderio non può essere su qualsiasi cosa. Ecco perché c'è bisogno della vocazione. Il desiderio è verso un autore e non verso tutti gli autori. L'antitesi totale al desiderio, il modo totale per negare il desiderio è quando chiedono a uno, a te, che musica piace, tutta la musica. Che letteratura piace, tutta la letteratura. Ecco, è proprio la distruzione, la devastazione totale del desiderio. Il desiderio è rincorrere costantemente qualcosa, essere drogati da quelle forme. E non è un caso Heidegger in questo, Marcuse incontra Heidegger a Friburgo nel 27, resta estremamente colpito da Sein und Zeit, perché lo colpisce quella nuova rivisitazione o ricollocazione di quella categoria dell'alienazione che in Marx, appunto, l'Entfremdung, in Heidegger assume dei toni diversi, che sono appunto quelli che Heidegger definirà della dittatura del man sagt, del si dice, il si dice, si fa così. Oggi bisogna costantemente essere sull'onda lunga di un rinnovamento infinito del desiderio, del godimento, quindi, non del desiderio. Bisogna godere illimitatamente delle cose, cambiare costantemente oggetti di riferimento, cambiare costantemente relazioni umane, e soprattutto queste relazioni devono essere valutate da un punto di vista prestazionale. Quindi la società, il ceto, bisogna migliorare, bisogna frequentare e migliorare il proprio status sociale. Ma soprattutto, questo è un altro punto importante, bisogna entrare in contatto costantemente con questa dimensione della Neugier, dice appunto Heidegger, della novità. Noi siamo drogati costantemente di novità. Si esce dal cinema e si è appena visto un film e già si pensa al film successivo. Queste sono le tre categorie heideggeriane che Marcuse chiaramente incorpora pesantemente, elabora, rielabora, e soprattutto poi nell'uomo ha una dimensione che capita molto dopo Eros e Civiltà, una decina d'anni dopo, nel 64, Eros e Civiltà del 55. E qui Heidegger dirà appunto che noi siamo drogati di novità, la Neugier, la chiacchiera, la Gerede. Desiderio non è chiacchiera, il desiderio non può essere chiacchiera. Il desiderio è incontro profondo, misterioso ed imperioso qualcosa. A cui per me, dice anche Nietzsche, che ogni volta che cerchiamo di sottrarci a questo desiderio, inevitabilmente poi questo desiderio ci scuote, ci stravolge. E non è la chiacchiera. La chiacchiera è appunto parlare di tutto in modo superficiale. E poi appunto è una vocazione ben determinata che si rivolge a un oggetto, a un autore, che non va verso una dispersione, soprattutto verso un'ambiguità, la Zweideutigkeit, ti dice appunto Heidegger. Zwei, appunto, questa doppia comprensione, la Deutung, questa doppia comprensione delle cose, la possibilità di leggere qualcosa, qualsiasi notizia televisiva, il politico ha sputato in faccia all'altro. Ci saranno un tot di telegiornali che diranno che ha fatto benissimo, e un altro tot con altrettante argomentazioni valide che dirà che ha fatto malissimo. Oggi tutto è ambiguo, tutto quanto è declinato a quel microcosmo ideologico, perché ormai non esistono più le grandi ideologie, ad un microcosmo ideologico che fa sì che per ognuno quel circuito sia valido. Sostanzialmente. Il desiderio no. Il desiderio
capisce precisamente, centra pesantemente il bersaglio. Quando entra nella dimensione del labirinto, ecco, il labirinto non si può scherzare. All'interno del labirinto non si può giocare, cioè non giocare nel senso, appunto, nel senso di scherzo. Il gioco va benissimo, il gioco è il labirinto. Perché il labirinto ha delle leggi, ha dei limiti. Il labirinto infinito può essere quello gaddiano, ma è un'altra cosa. Il labirinto all'interno del quale non ci si rende più conto di essere in un labirinto, quello del pasticciaccio, ma là già siamo in un'altra forma di alienazione, che è quella appunto di chi non si rende conto di essere all'interno del labirinto. Nel labirinto del desiderio si ha consapevolezza di esserci. Non si ha piena ragione di cosa ci si fa e di come uscirne, ma si ha consapevolezza di essere all'interno di un labirinto. Questa è una dimensione fondamentale. Bene, allora, giusto per concludere, perché altrimenti verrebbe lunghissimo, velocemente, ci si è fermati solamente sulla parte introduttiva, ma appunto per concludere, qual è il gioco di tutto questo? Qual è lo stravolgimento di tutto questo? Che la società, abbiamo detto, è una società della prestazione, della negazione unilaterale, del godimento. E se il canone di riferimento è il principio di prestazione, è quindi anche, come spiega benissimo Marcuse in Eros e Civiltà, la repressione addizionale, perché attraverso questa apparente liberazione del godimento in realtà c'è una repressione addizionale della dimensione del desiderio, non del godimento. Oggi il godimento è esploso nei modi che ognuno può sperimentare, può abusarne, può fare ciò che vuole del proprio corpo, senza che ci siano dei limiti. Non ci sono più limiti da questo punto di vista. Ma è appunto il godimento, non il desiderio. La repressione addizionale di Marcuse non si capisce se la si rapporta al godimento. Marcuse non ha in testa il godimento. Marcuse ha piena consapevolezza del fatto che c'è uno schiacciamento unidimensionale della dimensione del desiderio su quella del godimento. Cioè che il desiderio è schiacciato e ridotto a godimento. Marcuse dice no, attenzione, sono due cose completamente diverse. E mettono in campo due strutture completamente diverse. Questo è il punto fondamentale in Marcuse. Allora, la società è una società della prestazione. È una società della prestazione dove ogni anno bisogna migliorare, dove bisogna essere sempre più razionali. Bisogna applicare quello che Heidegger appunto diceva era il pensiero calcolante. E la società della prestazione, della razionalità, è quella che appunto la scuola di Francoforte definisce bene chiamando la ragione strumentale. Non la ragione hegeliana, ancora qua ci sarebbe da fare un'altra profonda differenza tra la ragione, per come l'ha intesa la filosofia o parte della filosofia, e la ragione strumentale. La ragione strumentale non ha nulla a che vedere con la ragione. La ragione strumentale è una ragione che vede dei fini e l'impiego minimo di mezzi per poter raggiungere quei fini. Questa è la ragione strumentale. E soprattutto è una ragione che tende costantemente al potenziamento. La ragione no. La ragione hegeliana no. Al massimo si colloca in una dimensione dell'assoluto, cioè dello sciolto da, ma non in una dimensione di potenziamento continuo. Comunque, detto questo, la società di oggi è una società della prestazione, del pensiero calcolante. È una società dove il linguaggio stesso diventa un linguaggio funzionale, dove bisogna parlare appunto per codici, dove bisogna parlare per sigle. Se si sentono parlare degli economisti non si capisce nulla, è tutto AD1, C4X, è tutto quanto un linguaggio compresso, un linguaggio veloce, bisogna dare molte informazioni, utilizzando appunto un linguaggio stringato, specialistico e quant'altro.
Allora Marcuse cosa pensa di contrapporre a questa dimensione unidimensionale del linguaggio? Che cosa? Il linguaggio letterario, il linguaggio dell'arte. E perché? Perché ancora una volta è un linguaggio che si pone come labirinto. Significa che se il linguaggio unidimensionale della prestazione è un linguaggio veloce, bene, il linguaggio della dimensione del desiderio farà ancora una volta labirinto, diventa un linguaggio della dispersione. Soprattutto diventa un linguaggio che mette in crisi che cosa? Proprio quella riduzione del rapporto con il mondo ad un rapporto dove il mezzo serve per raggiungere quello specifico fine nel modo più veloce possibile, prestazionale possibile. Ma diventa un linguaggio che fa oscillare il significato. Significa che nel linguaggio poetico c'è una sorta di deterritorializzazione. C'è un esempio molto bello che fa Deleuze quando si occupa di Marcel Proust, All'ombra delle fanciulle in fiore. La prima volta che il narratore, diciamo così, vede Albertine, la vede in mezzo alle altre, non riesce a distinguerla dalle altre, sostanzialmente. Gli occhi si mischiavano con gli occhi delle altre, la figura si mischiava con le figure delle altre, allora c'è un fenomeno di deterritorializzazione di questa. Ed è la stessa cosa che si trova nell'Ortis con Teresa, è la stessa cosa che si trova in Leopardi, quando si rivolge alla luna. Allora le cose non stanno più al principio di non contraddizione. Albertina è se stessa, ma è anche le altre fanciulle in fiore. Non è più un soggetto unilaterale, è un soggetto dispersivo. È quello che Deleuze appunto chiama un vettore di deterritorializzazione a velocità infinita. Oppure, come definisce appunto nell'Antiedipo, un precursore oscuro. Qualcosa che non può essere compreso del tutto perché non si rivolge più ad una metafisica che appunto va a completarsi in un principio razionale, ma al massimo ad una metafisica del caos. E questo fa sì che salti il desiderio, cioè salti il principio di prestazione a vantaggio della dimensione del desiderio. E allora qui c'è da inserire quel passaggio di Platone, e qui veramente ci fermiamo, che dice appunto che gli amanti che passano così tanto tempo insieme non sanno quello che vogliono l'uno dall'altro, e non è per fenomeni, per ragioni sessuali, di carattere sessuale che passano così tanto tempo insieme. Già Platone diceva non è per il godimento unilaterale che si sta assieme all'altro, ma probabilmente perché hanno cose da dire che non riescono a dirsi. E allora parlano in modo enigmatico e oscuro, come la poesia, come la grande letteratura, come l'arte, come la musica, come Mahler, che è una critica della musica attraverso la musica stessa, attraverso la tonalità stessa, il sistema tonale, non attraverso il sistema dodecafonico. Mahler è ancora ancorato nella tonalità, ma distrugge quella tonalità all'interno della tonalità, permanendo nel labirinto della tonalità, non istituendo un'altra struttura che è quella dodecafonica. E allora se è così, significa che il linguaggio si pone veramente, il linguaggio poetico, come un un metaxu, no? Un metaxu tra cosa? Platone dice tsneto kai azzanato, tra il regno dei mortali e gli immortali, detto in termini psicanalitici o filosofici, potremmo dire tra la ragione e l'irrazionalità, tra l'io e l'esso. E allora attraverso il linguaggio poetico, quel linguaggio che appunto non rispetta più il principio di non contraddizione, perché i soggetti sono soggetti evanescenti, deterritorializzati, sono dei precursori oscuri, allora io accedo ad una sfera proprio attraverso questo intermediario, cioè attraverso il desiderio che si pone appunto come metaxu. Io accedo ad una sfera che non è più quella della ragione, ma è quella dell'es, è quella dell'irrazionalità, ed è una sfera feconda, una sfera profonda, è una dimensione oscura, misterioso e imperioso qualcosa a cui per lungo tempo non riusciamo a dare un nome. E quando anche Nietzsche fa riferimento su verità e menzogna in senso extramorale, no?
quando dice quell'immensa impalcatura di concetti a cui l'uomo comune è costretto ad aggrapparsi per poter sopravvivere, per l'intelletto liberato, non è altro che appunto un'imposizione, e scoprirà di non essere più guidato da concetti, ma da intuizioni. Però dice, per poter comunicare ciò che sente, ciò che prova, deve necessariamente parlare in modo enigmatico, ancora una volta, per cercare di dare almeno in parte la potenza dell'intuire che abita quel posto. Ecco, questa potenza, questo scardinamento del principio di non contraddizione, che abita la dimensione del desiderio, sempre quando si entra nella dimensione del desiderio, cosa dice anche il Tristano Wagneriano? Io non sono più io, sono Isotte, io non più Tristano ma Isotte. Tristano non è Tristano ma è anche altro, è anche Isotte. L'io non è più io, il principio di identità non è solo identità, ma identità anche dell'altro, che viene incorporata e concrezionata a se stesso. Questo è il grande mistero della dimensione del desiderio. Questo saltare il principio di non contraddizione, questo saltare il principio, questo far esplodere il principio di prestazione, questo porsi sulla sponda opposta della repressione addizionale, questa capacità di abitare ancora una volta e di ritornare soprattutto nella dimensione del labirinto, che è dimensione del desiderio, ma che è soprattutto la grande dimensione dell'enigma e del mito.